Signori, benvenuti in questa nuova stagione di Fortnite. Come sempre, si inizia con la reazione a pass battaglia e dopodiché durante la giornata usciranno altri video. Prima cosa da fare, Fere, qual è? Non lo so, supporta Creator, stai mettendo 17. Beh, sì, Steph, non lo dicevi da un sacco di tempo, me l'ero scordata, esatto, mi perdonami. Manca. Cioè, erano mesi che non dicevo questa cosa, quindi signori, aprite il gioco, anche se non ci giocate, lo scaricate 10 giga così a muzzo, soltanto per andare in uno shop e mettere supporta Creator, stai 23.17. Mi sembra sensato. Partiamo, vediamo, probabilmente c'è anche un filmato iniziale, non lo so, non ho premuto proprio nulla per vedere questo momento assieme a voi. Quindi let's go, questa immagine mi piace un botto, Rick e Morty, non si sa come mai, però in effetti con gli alieni ci può stare. Vediamo se parte un filmato. Collaboration sicura. C'è un filmato. Ok. Sono arrivati gli altri. Ok, la banana parla con una voce da rapitore. Ho notato. Normalissimo. Ok. Cosa? No, no, sto seguendo. Una navicella. I cerchi nel grano. No, guardali, guardali. E questi sono gli alieni? No, vabbè. Ok. La tipo... l'hai visto? Guarda! So che nel gioco potrei essere rapito dagli alieni così. Esatto, l'ho sentita anch'io questa roba. Tuttavia non abbiamo mai assistito a nulla. Qui stiamo guardando il telegiornale. Sì. Ma quella è la Superman? Potrebbe, hai ragione. Cosa sta accadendo in questo gioco? È difficile percepire tutte le informazioni quando sono così tante. Allora, la gente è felice che ci siano gli alieni. Io non lo sarei. È roba tipo Independence Day, Steph, con la navicella gigante. Rubano le sfere centrali? Sarà una skin del pass battaglia secondo te? Penso di sì. Perché messo così nel filmato. Certo. Che succede adesso? Ah, c'è ancora l'isola. Ok, invasione. Stagione 7 Fortnite. Sono confusa. Sono confusa. Certo, sì, anche io, come sempre. Ok. Rifanno a vedere questa skin che si era vista alla fine del filmato della scorsa season. Non mi ricordo più nulla, raga, è passato un sacco di tempo, mannaggia! Ok, quindi questa è la zona centrale esplosa. Filmato del pass battaglia. Esatto. Una delle nuove skin è questa. Rick and Morty confermato. Infatti, mi sa che c'è la skin di Superman. Allora però nella versione non versita a Superman. Che non capiamo. Robot? Siamo decisamente alieni proprio. Alieni! Guarda le armi, guarda le armi! Fighissimo questo! Questo era fighissimo! Le armi! Sembrano le armi lì di GTA! Ma abbiamo qualcosa che loro non hanno. È una skin proprio. Ma! Ma cosa è diventato? Ma questa? L'hai vista la navicella? Te l'ho detto che mi rapisci! Vedi, avevo ragione! È Clark Kent che poi si trasforma in Perché super. Perché in effetti ci sono gli armi. Sta volando! Non dirmi che puoi non volare. Ho capito. Beh, l'avranno. C'è un coniglio. Cos'erano? Sono molto. Ma è lo stesso gioco? Non so. È uno spin-off. Ok. Sicuramente interessante e curioso. Prendiamo il pass battaglia, Steph, dai. Allora, perché c'entra nella crew di Fortnite? Non lo so. Forse perché tira il pass battaglia? Ora puoi aggiungere 25 livelli al tuo pass battaglia in qualunque momento. Non ci sei più. Sto cercando di leggere tutto quanto. Vedi che mi sa che comunque pass battaglia stagione attuale, pacchetto crew mensile, sì. 1000 V-Bucks mensile. Ma allora forse conviene, lo sai? Dipende se vuoi prendere anche i livelli aggiunti. Va bene, facciamo questo e poi mi prendo il pacchetto. Ok, facciamo in questo modo. Signori, eccoci qui. Dopo essere stati confusi particolarmente tanto dai filmati iniziali che fanno capire normale, che la season sarà così particolare. Poi io dico la verità, non ho seguito nessun leak, quindi per me è una totale sorpresa, quindi... Allora, credo che qua mi stia regalando delle cose che non c'entro nulla. Molto sì, carina molto comunque carina, però, molto sì, carina, sì, molto sì, carina, sì. Pass battaglia. Eccoci qua. Let's go. Sbattato. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Ok. 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 Va bene, riscattiamo e riscattiamo. Stelle battaglia. Ottieni 5 stelle battaglia ogni volta che sali di livello. Spendi stelle battaglia per riscattare le... Oh! Bellissimo. Scegli tu l'ordine delle ricompense. No! E finalmente, sai quante volte magari mi piaceva solo una determinata ricompensa, delle altre non me ne fregava niente, alla fine non la farmavo mai, questo è ottimo. Molto bello. Poi, raccogli manufatti alieni sull'Isolao. Perché c'è no, isola no, secondo me è isola e non ci deve essere quella O. Boh, all'interno dei forzieri cosmici. Quindi ci sono dei nuovi forzieri dove prendere questi manufatti alieni. Spendi manufatti alieni per riscattare stili per il costume personalizzabile di Chimera. Okay. Quindi questo tizio lo fai come vuoi, ma devi prendere gli artefatti.
Va bene. Manufatti. Lingotti, completo incarichi da personaggi. Vabbè, o telefoni pubblici, che non hanno aggiunto i telefoni pubblici, così. Per ottenere lingotti che si conservano fra una partita e l'altra. Spendi lingotti per potenziare le tue armi con postazioni di potenziamento. Usa distributori automatici. Sono tornati. E molto altro. Quindi, comunque, anche se sono rimasti i lingotti, li hanno rivisitati un po'. Esatto. Non sto capendo. Dov'è il pass battaglia, Steph? Allora, aspetta, bonus. Questo. Esatto. No, non è questo. Sì, è questo. Ragazzi, non sto capendo nulla. È questo il pass battaglia. Vedi, tu scendi così. Ho fatto a pagine. Come cambio? Qua, cambi la pagina e decidi cosa comprarti. Però devi avere il livello, hai capito? Strano forte. Quindi, come facciamo la reaction al pass battaglia? Come facciamo la reazione al pass battaglia? È quello che mi sfugge. Allora, l'ho capita. Tu praticamente hai il tuo livello, ok? Ok. Con le stelline compri le cose che vuoi del pass battaglia dei vari livelli. Ma se tu non sei tipo a livello 40, non puoi comprarti le cose del 40. Prima arrivi al 40 e poi le compri pure. Ah, ok. Insomma, è peggio, non è esatto, meglio. Esatto, è peggio. Però potrebbe essere perché è più ricco. Quindi facciamo la reazione adesso. Allora, ok, funziona premendo le cose. Ce l'abbiamo fatta. Standardo. Bellissimo. Capolavoro assoluto. Questo per marci, top. Guarda, signori, io direi che... Ah, vedi, puoi anche comprare direttamente tutto. Però io questo lo compro. Cioè, secondo me si è meritato l'acquisto seduta stante. Scusami, ma dovevo. Cioè, è questione di rispetto. Sono d'accordo. Poi abbiamo la skin che ci ha dato in automatico, quindi non va comprata. Prima Scia con le navicelle aliene. Carina. Molto carina. Cioè, il tema è carina. Non mi piace. Non mi fa impazzire. Questo è fantastico. Penso sia un emote. Geniale. Ma di quelli traversal? Non l'ho capito. Forse no. Forse rimane dritto. Fermo seduto. Secondo me rimane fermo seduto, okay, nel punto, sì, che sì. Però è carino. V-Bucks va bene. E estetica dell'arma, ok. E solite immaginette artwork che ci interessano poco. V-Bucks, altra arma. Questa volta sembra tipo una melma. Comunque qualcosa carino del genere. Immaginetta dell'alieno, veramente poco interessante. E questo è un piccone. Bellissimo. Geniale, bellissimo. Assolutamente mi geniale. Mi piace un sacco. Musica che tanto non possiamo sentire. Prima skin. Bellissima. Non credo negli umani, bellissima lei. Geniale, non credo negli umani. È bellissimo, però. Geniale. Poi, vabbè, abbiamo graffiti soliti, un altro artwork. La sua skin, comunque, anche a me piace un botto. Chissà se è personalizzabile. Sì, guardala nell'artwork. È diversa. È diversa. Quindi teoricamente è personalizzabile. Ok, poi andiamo avanti. Poche cose interessanti. Ecco un'altra versione bellissima di questa skin. Bellissima, e questa skin, ragazzi, è lo stile è molto top. Punk, lo sai che mi piace un botto, quindi quella con la chitarra, questa... guarda quello zainetto, fai la combo così, bellissima, bella, figata, mi piace un sacco, figata, backpack molto carino, a fare sempre piacere un botto, no, mi piace troppo, aspetta, balletto, scastraterrest, bellina, bellina, dai, carina. Libera con gli alieni. E poi passiamo alla nuova skin, dove abbiamo questo che Fere è già innamorata, la conosco benissimo. Deltaplano, che combina i teschi e i conigli, ce ne sembra Fere, ed è pure esatto, rosa. Anche a me piacciono le cose creepy, le cose strane punk e poi le cose cute. E infatti vedi che, guarda, lo vedi che anche il tatuaggio con... vedi? È una figa stranissima. È un figo. Va capita come si evolve. Vista così, personalmente, no. A me grazie. Però piace lo stile. Ok, ti piace lo stile. Piccone, bella. Va bene. Prossima pagina. Non c'è una versione diversa del coniglio per adesso, quindi poi vediamo se c'è. Altro piccone carino, ma niente Pugnali di troppo sorprendente. Tamarrissimo. Figo anche lui. Molto tamarro, un po' bello, troppo grosso. Lo sì, sapete, io non la userei perché non amo le skin grosse, ma devo dire che è ben fatto. Molto bella. Molto molto bella. Questo terribile, sinceramente non ce lo vedo proprio. E questo invece mi piace parecchio. Bellissima. Non è per niente male. Prossima pagina, oh, abbiamo, è pieno di pupazzetti dietro comunque. Oddio. Il saluto di Star Trek questo. Se vale. No, non ci riesco. Non aspetta, mi si staccano. Devo tenere. Guarda. Non ferire. Questo l'ho masterato da bambino e ne vado molto allora, fiera. Allora, continuiamo. Tramite i tuoi story, questo è il saluto dei tuoi story. Questo come piccone mi piace un botto. Molto molto carina. Backpack fantastico, ma sono tutti belli i backpack. Mi stanno piacendo un sacco quelli degli animaletti. E qua è il cambio. No, che bello. Penso che lo puoi fare da qualsiasi skin, ma andrà capito, perché è emote integrata leggendaria. Sì. Quindi credo che funzioni in questo modo. Livrea che carina, si muove con le navicelle, le vedi che vanno su giù? Simpatica come carina cosa. Backpack non mi fa pazzire, continua a dire non mi piacciono questi. E poi V-Bucks molto banalmente. Qui abbiamo bella una roba, no, mi piace, stranissima.
un robottone. Il primo che non mi fa troppo impazzire. Sì, sinceramente lo lascerei dov'è. Anche quindi questo non ci spenderei le stelle. Personalmente sì, neanche in questo. Questo set in generale non mi piace. A parte l'animaletto. A parte l'alieno. No, che ti sta comandando il cervello. Sì, è bellissimo. Geniale. Questo mi piace. Geniale. Picone non mi piace, rimaniamo lì. E l'immagine invece è molto simpatica e carina. Questa cosa dell'animaletto dietro che ti comanda è una figata. Lei mi piace un sacco. Anche a me piace tantissimo. Lei mi piace un sacco. Allora, bello, andiamo a vedere tutto. Bella anche questa come spada, sì, così. È una figata. Deltaplano mi sa... vabbè. Semplice. Nella sua semplicità sì, ci sì, può sì, anche sì, stare. Scia... no, troppo semplice. Backpack non mi piace, ma lei è lei mi fighissima, piace un sacco, sì sì. Ed è una dottoressa comunque. Dottoressa Sloan, molto chissà stilosa. Chissà se sarà interessante per qualcosa. Ma l'abbiamo vista anche in un altro stile lei. Infatti è sempre lei, sì. Sloan tutta la guerra, guerra. Perfetto, sì. Che mi piace meno dell'altra però. Anche a me piace più nella versione classica. Arma. Questo non è un pet, no. Ok, non si sa mai. Qui abbiamo un'altra versione del tipo telecomandato dal pet. Così è molto più aggressivo, più, sì, 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 ci sì, sta. Emot. Vabbè, questa sembra stupida. Che però ci stanno sempre. Soprattutto queste... d'estate comunque, sì, ti vuoi prendere un po' di sole. Certo. E poi qua abbiamo Rick e Morty in tutto e per tutto. Balletto. Non abbiamo la musica perché copyright, ovviamente. Picone. Oh, bellissimo. Meraviglioso, signori. Veramente meraviglioso. La skin disegnata così fa un effetto veramente fighissimo. Qui abbiamo il deltaplano sempre in mood disegnato. Questa fa veramente un vabbè, effetto hanno incredibile. Seguito comunque lo stile di Rick e Morty, ci sta. Sì. Vedi che è tutto nello stile. E qua abbiamo finito. Ora... non hai guardato la... cosa? La livrea di Rick vabbè, e Morty. Vabbè. Superman da sbloccare in qualche modo. Ok, Clark con Kent, la versione Clark Kent che poi può diventare Superman facendo... come nei film. No, non fa la piroetta però nei forse film. Adesso sì, non ma lo di so. Solito così. Vabbè, backpack veramente terribile. Però pagina... questo è figo. Bello. E poi guarda l'ombra. Questo è il deltaplano. Scendi così. Incredibile. A comandare in tutta la mappa. In arriva tra 65 giorni. Quindi tra 2 mesi. Comunque ovviamente della DC. Ma fin là ci arrivavamo vabbè, tutti ovvio. E quindi Superman ok. Personalizza chi me. Ragazzi è una roba. Qua non la finiamo più. Scusami. No vabbè. No vabbè ma guarda. E allora vale la pena prendere i manufatti. Steph, anche il colore degli occhi. Ma cambi tutto. Armatura. Ma diventa esattamente come ti pare. Vabbè ragazze, fate quello che volete qui eh. Sì. Questo andrà visto proprio con calma, perché c'è troppo. Molto carino. A me la cosa dei personaggi piaceva. E mi è dispiaciuto che a un certo punto hanno smesso sì, di farlo. Sì, sono d'accordo. Quindi mi piace un sacco. Quindi abbiamo pass battaglia, personalizzazione di questo alieno strambo chimera, che possiamo fare come vogliamo, chimera, Superman che arriva tra 2 mesi e bonus ricompense che ci fanno sbloccare tutte le varianti delle skin. Quindi abbiamo lei così. Bellissimo. Abbiamo lei in quest'altra versione molto più bella. Abbiamo questa versione differente, niente di che sinceramente. No, Rick e Morty versione Rick tossico. Tossico così bellissimo. Qua l'altra versione di questo. Bello ok. Quello. Lei da guerra, guarda che figo lui no, così. No, così sì. Molto più bello. Pagina 3 segreta, pagina 4 segreta, pagina 5 segreta e ci dice ancora 118 ricompense per sbloccare questa pagina. Una roba. In arrivo però solo tra 16 giorni, quindi comunque dovrebbe essere veloce. Acquisti livelli e va bene. E qua ti dice l'esperienza. Ok, siamo riusciti a trovare la quadra di tutto quanto. Abbiamo capito sì, il nuovo pass battaglia. Qui non c'è nessuno nuovo slot. Negozio oggetti, voglio vedere anche qua se è tutto uguale. Signori, supporta creator 2317, lo ricordiamo di nuovo. Supporta creator nessuno. Pensate da quanto non entra. Ma scusa, non... te lo puoi automettere? Certo. Ok. È solo che non entrava un sacco di tempo. Esatto. E la schermata di gioco. Vabbè, grafica, aggiornata, bla bla bla, presentazione. Ma... aiuta la tua scheda per il forziere per la prima. Per... vabbè, ok. La schermata di gioco okay, adesso è quella. Che è quella che abbiamo visto nel trailer. Che è abbastanza classica, non ha nulla di troppo particolare. Signori, ci fermiamo. Speriamo che la reazione vi sia piaciuta. Scappiamo a registrare il resto. Scappiamo a registrare il resto, che nel prossimo video ovviamente sarà di gameplay all'interno di Fortnite. E vi dico già che stasera dalle 16:30 sono in live appunto tipo 3 orette a provare la nuova season. Quindi video verso l'ora di pranzo di Fortnite, verso le 14 solito orario. Dopodiché live tutto il giorno. Domani esatto, probabilmente altro video di Fortnite. Speriamo che vi sia piaciuto. Vediamo cosa ci attende in questa nuova season di Fortnite. Sotto come sempre come altri video iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, ciao!